È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 36. Erano passate 2 settimane da quando Emma aveva scoperto l'oscuro segreto che circondava il passato di James, e lei non ne sembrava turbata, o almeno non credeva che potesse influire nella loro relazione. Era inevitabile, lo amava come il primo giorno in cui l'aveva visto alla centrale, e forse anche di più, così si era messa a disposizione per aiutarli. Emma Watson, l'investigatrice privata più giovane del suo distretto. È tutto grazie a James che durante gli anni di tirocinio della ragazza l'aveva addestrata bene. Andare a letto con lui era solo un piccolo extra che si era concessa. Emma aveva contattato anche Lizzie, sua collega amica di sin dai tempi del tirocinio, che si era laureata in biologia e che era riuscita a prendere posto come genetista, e Ashley, psicologa criminale, che nonostante gli impegni aveva deciso di correre in soccorso della sua amica. Tutte e tre di 24 anni, e con una carriera promettente di fronte a sé. 2 settimane da quando Harry e Lux avevano fatto l'amore per la prima volta e avevano dato inizio ad un rapporto di profonda fiducia che non si sarebbe dissolto nemmeno con il più grande dei pericoli. Harry teneva saldamente tra le mani il fucile di James. Si assicurò di aver tolto la sicura e sparò un primo colpo, colpendo in pieno la vecchia lattina di Pepsi che aveva posizionato sul muretto che divideva il terreno di James da quello dei vicini. La lattina cadde a terra e lui non poté fare a meno di sorridere. «Sai fare molto più di questo», disse James. E solo allora il riccio si accorse della sua presenza, posto davanti alla porta appoggiata allo stipite che lo guardava con aria divertita. «L'ho appena colpita, credo sia già il meglio», rispose a tono poggiando il fucile sul terreno. Gli scarponi da trekking che gli aveva dato l'uomo si erano già sporcati di fango e terra, questo per via della temperatura variabile e poco prevedibile che avvolgeva l'aria. James staccò la spalla dalla porta e si avvicinò a lui. Mentre sentiva già arrivargli alle narici l'odore che precede l'arrivo della pioggia, quel tipico odore accompagnato da una ventata d'aria pesante e poco piacevole. «Quello che voglio dire è che colpire una lattina è roba da dilettanti, e per quello che ne so, tu non sei affatto un apprendista, anzi, sei nato come professionista. E questo», si prese una pausa indicando la lattina che giaceva a terra, «non è per niente da professionisti». Le parole di James sembravano non averlo sfiorato minimamente, forse perché nel profondo di sé credeva che aveva ragione lui. Ma prima che potesse aprir bocca, l'uomo si scagliò contro di lui, pronto a mollargli un gancio destro in pieno viso. Harry si scansò, schivandolo per un pelo, tanto che le sue scarpe affondarono di più nel terreno, e James lo attaccò di nuovo, provando a colpirlo allo stomaco, senza successo perché Harry sfruttò il terriccio bagnato, scivolando a terra e colpendolo alle ginocchia, facendolo cadere con la schiena a terra. James si lamentò mugugnando parole poco caste, e quando riaprì gli occhi, il suo fucile da caccia gli era puntato contro la fronte. «Intendevi questo per meglio?» sbottò lui per poi porgergli la mano. James si rimise in piedi quasi subito, sfoggiando un sorriso beffardo. «Non limitarti, ragazzo. Puoi fare molto di meglio che giocare a fare centro», disse dandogli una pacca sulla spalla. Poi si incupì non appena i suoi occhi scuri incontrarono quelli chiari di lui. «Sei davvero uguale a tuo padre. Lo sai questo?» Sorrise lievemente, rammentando il suo migliore amico, ma soprattutto ricordando come lui stesso lo aveva abbandonato. Harry ricambiò quel sorriso malinconico. «Non incolparti, James, hai fatto quello che dovevi fare», disse abbozzando un altro sorriso. Poi gli porse il fucile e tornò nella casa dove ormai aveva passato metà del mese. Gli interni, come nella vecchia catapecchia di Collins, non erano in ottime condizioni, ma almeno la casa era più grande e nel bel mezzo del nulla. Lì la dottoressa non li avrebbe mai trovati, a meno che loro non avessero voluto che così fosse. Harry imbrattò il pavimento con la suola delle scarpe sporche. Elise era sul divano a parlare di crimini o forse omicidi con Ashley,
che sembrava ben disposta a spiegargli come funzionasse la mente di un criminale. Se avesse sentito quei discorsi qualche mese prima, si sarebbe sentito chiamato in causa, ma Harry ormai si sentiva innocente e privo di colpe. Gli omicidi che aveva commesso a Redwood erano solo una causa di quello che gli era stato fatto. Tolse la giacca a tema militare e la poggiò su una delle tante sedie che circondavano il tavolo rotondo e andò sul retro, sicuro di trovare l'unica persona con cui voleva passare il suo tempo. Ed era lì, girata di spalle ad armeggiare con chissà cosa. Harry le si avvicinò cautamente e le avvolse la vita con le braccia appoggiando il mento sulla sua spalla. «Se non sapessi che ti riesce impossibile, direi che mi stai evitando», borbottò lui con una punta di irritazione, che sparì del tutto quando Lux girò per metà il busto rivolgendogli uno dei suoi sorrisi. «Scusami», disse voltandosi definitivamente e lasciando che i loro corpi e i loro visi fossero a pochi centimetri di distanza. «Stavo lavorando ad una cosa», ammise portando alcune delle ciocche dei capelli dietro all'orecchio, quasi per darsi sicurezza di fronte alla figura del ragazzo più bello che avesse mai visto e che adesso era persino suo. «Qualcosa di più importante che stare con un tipo bello come me?» si vantò passandosi una mano tra i ricci scuri e quell'affermazione lo fece ridere di gusto e Lux lo seguì a ruota. «A cosa stavi lavorando?» chiese poi dando una sbirciatina dietro di lei. La schiena di Lux era appoggiata ad un tavolo da lavoro su cui c'erano sparsi vari attrezzi e anche delle provette vuote. Lux a quel punto prese la balestra su cui aveva portato delle modifiche e gliela porse. «Prova a fare un tiro», lo invitò prendendolo per mano, e si allontanarono dal tavolo e gli indicò un albero pressoché vicino a loro. «Un tiro soltanto può bastare». Harry arricciò il naso con aria confusa. «Io non ho mai usato una balestra in vita mia», Lux la informò. E quando fece per metterla via, la mano di lei gli avvolse il polso. «Sei un tiratore, Harry, non importa se non l'hai mai usata», disse sorridendo. E in quel momento Harry capì che le aspettative su di lui erano troppe. Da James a Lux si sentiva adesso lui il bersaglio e non voleva di certo deludere nessuno. Osservò l'arma per qualche secondo prima di prendere un respiro profondo e farlo. La freccia si conficcò subito contro la corteccia dell'albero che Lux aveva scelto. Sgranò gli occhi non appena capì cosa era successo. L'albero stava pian piano morendo. Le sue foglie caddero a terra e persero il loro colore, diventando totalmente nere, come se si fossero incenerite. Anche la corteccia dell'albero si era fatta più scura e il terreno che lo circondava si riempì di un liquido verdastro. Quando guardò Lux, lei sembrava tutt'altro che intimorita o scioccata come lo era lui. Tutt'altro. Aveva un sorriso ampio in volto e gli occhi le luccicavano come se avesse appena vinto la lotteria. La freccia era carica del codice 34. Will è riuscito a cambiarne la struttura facendolo tornare mortale e io ho pensato che magari se riuscissimo a sfruttare i codici come armi e non solo come cure avremmo un vantaggio in più con la dottoressa. Harry schiuse le labbra guardandola con stupore. Non avrebbe mai creduto che riempire una freccia di un liquido mortale fosse possibile. «Si può sapere come diamine hai fatto?» Quasi gli tremava la voce. Lei alzò le spalle. «All'inizio pensavo solo di bagnare la punta con il veleno, ma non sarebbe stato efficace abbastanza. Quindi ho costruito una freccia e l'ho riempita del codice fino alla base. Non ho reso compatta la punta in modo che si spezzasse una volta scoccata e così il liquido sarebbe sceso da solo. E a quanto pare mezza dose basta per uccidere qualcuno». Lo disse con così tanta naturalezza che il ragazzo per poco non cadeva. Aveva le braccia molli che gli penzonavano ai lati dei fianchi, troppo incredulo per riuscire a pensare con lucidità. «Tranquillo, non ne ho altre di quelle, per adesso la tua vita è al sicuro», lo canzonò per via della sua espressione idiota, ma Harry continuava ad avere la bocca spalancata e lo sguardo che passava da Lux a quella del povero albero. «Il WWF potrebbe farti causa dopo questo», mormorò infine. Will si era rintanato nella soffitta di James, insieme a tutta la sua polvere e agli animali misteriosi che l'abitavano. E lui non aveva nessunissima intenzione di farci amicizia. Era seduto a terra ad osservare una delle provette con il liquido dal colore rossastro, che non credeva di aver mai visto prima d'ora. E nella sua testa non c'era nessuna vocina a dirgli di cosa potesse trattarsi, il che lo preoccupava parecchio. Per poco non fece cadere la provetta quando Lindsay salì in soffitta richiudendo le scale automaticamente,
e facendo alzare un nuvolone di polvere vicino a sé, costringendolo a tossire un paio di volte. I lunghi capelli marroni erano raccolti in una coda alta che gli svolazzava da destra a sinistra mentre camminava. La pelle olivastra sembrava poco più scura per via della poca luce che filtrava dalla finestra alta alle spalle di Will, il quale stava già maledicendo chi c'era lassù per aver mandato quella donna in soffitta. Nelle ultime settimane i due erano stati letteralmente costretti a lavorare insieme. Lindsay non sopportava l'idea di essere messa in discussione da diciottenne con la ricrescita bionda e Will, come aveva sempre detto, preferiva operare da solo piuttosto che in compagnia di qualcuno. Anche se si trattava di una 24enne sexy quanto Jennifer Lawrence agli after party degli Oscar, questo a detta sua. Lindsay prese posto accanto a lui. «Novità?» se ne uscì dopo pochi minuti di silenzio e occhiatacce, e Will scrollò le spalle. «Me la sto cavando benissimo anche senza di te, come vedi», borbottò continuando a rigirare la provetta tra le mani, e cercò di costringere se stesso a non fare alcuna espressione che avrebbe potuto farle intendere le sue difficoltà. Per questo continui a fissare quella provetta come se fosse l'astronave di un alieno nel bel mezzo di Central Park? Sbuffò rumorosamente togliendo la giacca di cuoio, che per lei era ormai un marchio di fabbrica, lasciando così in bella mostra il suo ampio décolleté. E Will sentì le guance diventare rosse proprio come il liquido che lo stava mandando fuori di testa. «Sarei pure un genietto della chimica, ma io ho una laurea in questo e dovresti lasciarti aiutare, anche perché non ho nessuna intenzione di starmene con le mani in mano dando tutto il merito ad un ragazzino», disse prendendogli la provetta dalle mani e l'aprì annusando la sostanza. «Tanto per la cronaca, ho 18 anni e non sono più un ragazzino», borbottò infastidito. «E in più so quello che sto facendo. Non ho bisogno che Isabel Lightwood mi comandi», disse sfrontatamente ed era anche fiero della sua battuta sprezzante. Peccato però che Lizzie non aveva idea di quello che lui aveva appena detto, e Will si affrettò a sbuffare e a dirle di lasciare perdere. Chiuse nuovamente la provetta e lo guardò sorridendo da un lato. «Hai bisogno di me invece», disse cercando di trattenere una risata. «Stavi fissando una provetta di sangue», disse lei per poi riportare la provetta nell'apposita valigetta che lei stessa aveva portato da lavoro. E mentre lo faceva, il silenzio di Will le diceva che quella partita, almeno per oggi, l'aveva vinta lei.